problema dell'origine della vita è io ho la non vita, come 4 miliardi e mezzo di anni fa, dove la Terra era una palla infuocata. Dopo 500 milioni di anni la Terra pullula di microbi. L'idea che mi sembra di aver capito e la più gettonata al momento è quella dell'emersione spontanea nel mondo prebiotico di una prima molecola, forse una RNA, con proprietà catalitiche e autoreplicanti capaci di dar vita a un processo evolutivo. Quando siamo tra amici dico queste sono stupidaggini. Il problema dell'origine della vita non può essere un semplice processo chimico che parte da una molecola. Prima c'è la vita, come conseguenza della vita c'è, ci può essere o no, autoreplicazione. Quello che è stato ottenuto per comprendere l'origine della vita, ma io ho scritto che siamo allo stesso punto del 1953, più o meno. Wow, è un'affermazione forte, come è stata accolta dai suoi colleghi? Cari amici di Conversione Costante, benvenuti. Ci troviamo qui per una intervista esclusiva con il professor Pierluigi Luisi. E il professor Luisi è un chimico e un accademico italiano tra i nomi più illustri del campo nella ricerca sull'origine della vita. Buongiorno professore, è un vero piacere e un onore averla qui. Ha illustrato la patria nel mondo. Grazie. Brevemente un resumé delle sue credenziali e poi iniziamo con l'intervista. Laureatosi a Pisa nel 1953, il professor Luisi ha lavorato a Leningrado, negli Stati Uniti, quindi si è unito all'Istituto per i Polimeri dell'ETH di Zurigo. Nel 1985 ha fondato la Settimana Internazionale di Cortona, Science and the Wholeness of Life, dedicata all'integrazione tra discipline scientifiche ed umanistiche. Quindi anche lei alla ricerca di un raccordo tra scienza e umanità, per cercare di creare un ponte filosofico che metta in dialogo più saperi, diciamo così. Si interessa soprattutto di evoluzione prebiotica e è anche esperto di meccanismi di formazione delle prime strutture vitali. Collabora con il Mind and Life Institute e dal 2006 tiene corsi di biologia come collaboratore e coordinatore continuativo presso l'Università degli Studi di Roma 3. Dal 2015 ha iniziato a scrivere mensilmente sulla rivista Wall Street International. Allora, professore, partiamo dalla domanda più difficile, partiamo dalle cose più grandi. Okay. Cos'è la vita e cosa fa? Ci sono svariati modi di rispondere a questa domanda. Quello che a me sembra più proprio è di mettere in evidenza che la vita è fondata su un paradosso strutturale, perché da una parte la vita è automantenimento, cioè continuità. Il gatto è sempre il gatto, quello di ieri, quello di domani. Al tempo stesso questa verità così banale e apparente non è vera dal punto di vista scientifico, in quanto il gatto di oggi rispetto al gatto di ieri avrà milioni di cellule nuove, perché ogni certo periodo di tempo le nostre cellule si spariscono, vengono distrutte e vengono sostituite da altre, cioè l'organismo stesso rigenera tutto quello che viene distrutto. Quindi la vita potrebbe essere vista in questo senso autopoietico. Che si fa da sé. Che vuol dire che, per esempio, la mia emoglobina nel sangue sta con me solo alcuni giorni, poi viene degradata, sparisce, ma viene sempre rifatta nuova dall'organismo stesso, che riproduce tutto quello che... E naturalmente lo stesso vale per i miei capelli, che io mi taglio, e la barba che ricresce dall'interno. Ora, lei mi ha parlato di un gatto è composto da trilioni di cellule, come anche il nostro corpo. Cerchiamo di scendere all'unità base della vita, perché la vita come unità base è la cellula. Assolutamente. Ora, guardare sì. Una cellula è come entrare in un cantiere
altamente ingegnerizzato, basato su informazione, con dei fini, con delle procedure. Per avere un'idea della complessità della cellula vivente, pensate ad una fabbrica con migliaia di macchinari che lavorano coordinatamente per assolvere dei compiti. Una cellula in realtà è molto più complicata di quella fabbrica, perché le fabbriche non si mantengono da sole, delle persone lo fanno, e di sicuro le fabbriche non creano nuove macchine, mentre nella cellula vivente tutte le parti che si consumano sono automaticamente ricostruite all'interno. Ma non solo. La cellula forma anche una nuova cellula. Le fabbriche umane non si avvicinano nemmeno lontanamente a tutto questo. È qualcosa di è inarrivabile, quindi dobbiamo immaginare che questo meccanismo non sia comparso tutto insieme. Se crediamo al darwinismo, ci deve essere stato un qualcosa di primitivo, di primordiale, una protocellula, ma ancor prima forse una molecola autoreplicante. Quali sono attualmente le proposte per cercare di capire come si arriva alla cellula e che cos'è la cellula? Sì, qui diciamo il discorso si complica veramente sia dal punto di vista scientifico generale sia dal punto di vista mio personale, perché ho anch'io avuto una evoluzione abbastanza drastica su queste domande. La prima cosa da dire è che la vita su questa terra è cellulare e solo cellulare. Se si parla di vita vegetale o animale, in qualsiasi forma, microorganismo o macro, là ci sono sempre cellule come elementi basilari della vita. E forse non tutti sanno che se è vero che la vita sulla Terra è vecchia di circa 4 miliardi di anni, i primi 2 miliardi di anni sono stati occupati esclusivamente da organismi unicellulari, batteri, microbi. Per questo pensiamo che noi evolviamo dai batteri, perché non c'era niente prima di questo più complesso, insomma. E quindi questo vuole anche dire che per capire la vita, capire in un senso scientifico, basterebbe già capire come funziona una cellula. Certo. E infatti quello che dicevamo prima nel paradosso tra automantenimento e autorigenerazione dall'interno è quello che si vede in una cellula. In qualsiasi cellula del mio corpo, per esempio, adesso lo zucchero viene bruciato, distrutto per produrre energia. Questo glucosio però viene rifatto dalle cellule stesse, dall'interno della cellula, per cui se io misuro nel tempo la concentrazione di cosiddetti metaboliti all'interno di una cellula, trovo che sono sempre costanti, ma non perché ci sia una costanza statica, ma è una costanza che deriva dal fatto di consumo e rigenerazione. Quindi all'interno di una cellula, pensiamo che la cellula più semplice che esista su questa terra contiene almeno 400-500 geni, il che vuol dire anche 400-500 proteine all'interno di una cellula e migliaia di composti a basso peso molecolare. Quindi è una complessità davvero incredibile. Ma la cosa interessante è anche banale ma interessante, è che nessuno di questi componenti, nessuna proteina, nessun acido nucleico, nemmeno il genoma, sono di per sé viventi. E stranamente tutte queste cose, tutte queste cosine, migliaia e migliaia, che formano una cellula, nessuna di esse è vivente, è solo là. Interazione mutua tra tutti questi componenti che crea una proprietà che noi chiamiamo emergente, una qualità emergente che si chiama vita. Quindi questa è già una prima cosa da tenere presente per tutti quelli che si occupano, per esempio, e ce ne sono molti, di
produrre in laboratorio una vita sintetica o qualcosa che sia simile alla vita. Cioè l'unica cosa è di fare qualcosa come una cellula. L'idea che mi sembra di aver capito e la più gettonata al momento è quella dell'emersione spontanea nel mondo prebiotico di una prima molecola, forse una RNA, con proprietà catalitiche e autoreplicanti capaci di dar vita a un processo evolutivo. Quando siamo tra amici dico queste sono stupidaggini. Il problema dell'origine della vita non può essere un semplice processo chimico che parte da una molecola, perché coinvolge necessariamente fenomeni del tutto diversi tra loro che debbano per sincronicità accadere quasi allo stesso tempo. Non è una molecola, non è concepibile che una molecola cresca e diventi vita. No, questo è un discorso assolutamente. La vita è formata da cose del tutto diverse, a partire da acidi nucleici, proteine e lipidi, e quindi l'idea che ci sia qualcosa che cresca e diventi vita è un concetto che ci abbiamo dentro per semplicità, perché la nostra mente è qualcosa di semplice relativamente, ma non è una cosa. La replicazione è una caratteristica della vita, se non c'è ancora la vita, come abbiamo visto. Questo è un punto essenziale, quello che lei ha detto ora. La riproduzione non è l'origine della vita, ma è una conseguenza della vita. Certo. Prima c'è la vita, come conseguenza della vita c'è, ci può essere o no, autoreplicazione. E questo è un punto ancora 2022 centrale, insomma, se si va ai congressi di origine della vita adesso si sentono ancora queste idee. E che cosa le mantiene vive? Cioè la speranza che questa sia la pista giusta? Cos'è che le mantiene vive? O risultati sperimentali incoraggianti? No, è quello che si chiama un pregiudizio, ma soprattutto il fatto che non abbiamo nessun'altra traccia. Cioè se si abbandona il discorso del bottom-up approach, che la complessità derivi dalla semplicità che con il tempo si complica e quindi aumenta in funzionalità, beh, cosa resta? Le vorrei sottoporre gli studi di Lee Cronin, che è un ricercatore nel suo laboratorio, ha raggiunto risultati promettenti con un cristallo di sale che dà vita a gruppi autocatalitici. Che cazzate! Ecco. Quindi il suo approccio di pensare a un cristallo di sale che dà vita a un'autocatalisi, secondo lei è un non starter, è proprio un... Ma cosa vuol dire? Prima di tutto per fare la vita ci vuole una cellula, punto. Se qualcuno non fa una cellula non può mai fare la vita su questa terra. Ci saranno magari altre forme di vita che non conosciamo, ma sulla nostra terra la vita è solo cellulare, quindi partendo da un po' di sale si può scrivere un bel lavoro e pubblicarlo su una bella rivista, questo sì. Certo. E magari farsi qualche fama, un po' di fama, ma non ha niente a che fare con la vita. Lei ha lavorato con le protocellule e viene citato anche da Jack Szostak nei suoi recenti video in cui... Beh, Jack è mio buon amico, abbiamo scritto anche dei lavori insieme su Nature. E la mia idea era di partire dai cosiddetti liposomi, che sono strutture chiuse formate da lipidi, quindi qualcosa che vagamente assomiglia dal punto di vista strutturale alla sfericità di una cellula. Una vescicola? Sì, si possono chiamare anche vescicola. I liposomi sono vescicole formate da fosfolipidi, che è una particolare famiglia di lipidi. E in queste strutture liposomali io, non ero l'unico ovviamente, siamo stati capaci di inserire delle proteine e degli acidi nucleici
la domanda era: quante ce ne devo mettere dentro di queste proteine, acidi nucleici, in modo di arrivare ad una cosiddetta cellula minimale? Cioè una cellula che abbia le proprietà caratteristiche di una cellula vivente, che è quella della rigenerazione o semplicemente quella dell'autoreplicazione. E con il discorso che lei diceva prima, che questa complessità cellulare presente sia derivata invece da una semplicità di base che poi con il tempo, con l'evoluzione, si sia complessificata in modo da raggiungere le corrispondenze di complessità di una cellula moderna. Quindi partire, per esempio, questa era l'idea molto naive che avevamo, da una protocellula contenente 3 o 4 proteine, 3 o 4 acidi nucleici, poi scalare in su per arrivare forse 10 più 10, 15, in modo da arrivare piano piano a una cellula sintetica vivente. Oggi la definisce un'idea naive, in che senso? Perché? Quali sono i limiti di questa proposta? Beh, c'è ancora qualcuno che ci lavora e non lo considera naive. I can mix some chemicals together. Posso mescolare elementi chimici tra loro in una provetta nel mio laboratorio e questi elementi chimici inizieranno ad associarsi tra di loro, formando strutture sempre più grandi. La protocellula si muove con il metabolismo che utilizza energia e si sposta. Io, come ho detto prima, ho fatto una certa evoluzione e proprio lavorando nel campo mi sono reso conto che è abbastanza possibile mettere dentro un liposoma una, due proteine, è possibile, ma di più no, due, tre è il massimo. Quindi è incappato in dei limiti di possibilità. Di possibilità, via. Ma non solo dal punto di vista sperimentale, ma anche dal punto di vista concettuale. Non si vede, oppure io non riuscivo più a vedere, come da una struttura semplice contenente due cosine si possa arrivare semplicemente con questa idea che il tempo aiuta la complessità, cioè la complessità è figlia del tempo, questa è l'idea. Si possa arrivare da 2 a 100, diciamo, no? Cioè questo è un salto che dal punto di vista appunto naive sembra possibile. Se faccio 2, insisto un po', arrivo a 3, a 4, ma ci si scontra contro delle barriere. Delle barriere, ma anche di vista concettuale. Le protocellule sono un mucchio di assurdità. È come un prototacchino. Andate in una gastronomia e prendete 10 kg di carne di tacchino affettato. Mettetele in una pentola, aggiungete del brodo di tacchino, riscaldatelo e gettate dentro qualche piuma. Ed ecco il prototacchino. Sì, non c'è alcun ordine, ma non importa. Se aspetti a sufficienza, un tacchino verrà fuori gloglottando. Suona ridicolo, non è vero? Ed è esattamente quello che i ricercatori sull'origine della vita hanno fatto quando ottengono una protocellula. Ecco, lei ha creduto a questo tipo di prospettiva? Io credevo. Cosa è successo? È successo quello che succede, che dovrebbe succedere agli scienziati, che riflettano su quello che fanno e si rendono conto a un certo punto che quello che stanno facendo va bene per scrivere dei bei papers, anche su Nature o quello che vuoi, però per implementare il sogno originale uno si accorge che questo non va bene. E io negli ultimi tempi, appunto, ho addirittura scritto uno dei miei ultimi lavori con il titolo Perché l'origine della vita è ancora un mistero?
Ci lavoriamo dal 1953, quando Stanley Miller fece i suoi famosi esperimenti ottenendo amminoacidi da quattro gas naturali. E sono state e sono ancora le migliori menti dal punto di vista chimico e di biologia molecolare. Eppure, se si guarda in letteratura quello che è stato ottenuto dal punto di vista di vita sintetica o semplicemente quello che è stato ottenuto per comprendere l'origine della vita, ma io ho scritto che siamo allo stesso punto del 1953, più o meno. Wow, è un'affermazione forte. Come è un'affermazione dai suoi colleghi, questa affermazione. E infatti io non sono in questo molto popolare con alcuni dei miei colleghi contemporanei. Quello che resta è un discorso, a mio avviso, interessante, molto interessante, che sarebbe quello del top-down approach. Supponiamo che invece di partire da una molecola semplicina che poi diventa 2, 4, 8, si parta da un brodo prebiotico enorme di DNA e proteine, un intero lago pieno di... che è assurdo perché non c'è alcun dato sperimentale che indichi una cosa del genere. Forse un meteorite ci ha portato qui tutti i pezzi mancanti, i building blocks necessari. Diciamo, se si comincia ad andare in speculazioni di questo tipo, allora tutto è possibile, ma non è più scienza, insomma, no? Come quelli che dicono la vita è venuta da un altro pianeta. Bella come idea, ma non è che risolve il problema, certo. Insomma, no? E che l'origine della vita, invece di venga dal caos, che invece trova un modo di selezionare, invece di evolvere, scegliere casualmente o con processi che noi abbiamo anche studiato, da questo caos si formano delle cose che sono capaci di fare una colonia di cellule, diciamo. Se di queste strutture caotiche, di questi assemblaggi, facciamo conto, se ne formano su questa piscina, se ne formano 10 miliardi, la probabilità che una struttura su questi 10 miliardi sia quella capace di autoreplicarsi e magari mangiare tutte le altre diventa abbastanza alta. Però non c'è alcuna indicazione sperimentale in letteratura. In letteratura non si trovano indicazioni che ci siano dei grossi agglomerati di acidi nucleici iniziali. Quindi si pensa ancora che gli acidi nucleici siano prodotti di polimerizzazione a partire da nucleotidi che poi si siano polimerizzati, non si sa bene come. La vita è ordine, come diceva, ecco, come questo ordine. Ma l'ordine è l'esatto opposto del caso, questo è il discorso. No, come può essere l'ordine una variante del caso? Sono parole che si oppongono. Allora forse dietro il caso c'è... caso forse racchiude qualcosa che non abbiamo ancora scoperto? Il discorso che risale a Prigogine e a tanti altri scienziati che hanno studiato appunto il caos, anche l'ultimo premio Nobel Parisi, quello che mi ricordo a Parisi di averlo incontrato una volta a Roma sul Ponte Sisto, che guardava e studiava con la fotocamera il volo dei, come si chiamano questi uccelli? Gli storni, sì. Lui seguiva questi movimenti del tutto caotici che però a un certo punto facevano delle forme bellissime, no? Triangoli oppure cerchi, e dicevo: ma tu che fai qui, perdi il tuo tempo a guardare? E lui mi spiegava che appunto, ecco, vedi come dal caos si forma delle figure, ma attento, non è che ci sia un leader
che dice adesso facciamo un triangolo. Il triangolo si forma da sé e questo succede anche in tutte le migrazioni degli uccelli o delle farfalle o delle lumache. Si formano dei sistemi altamente ordinati senza che ci sia un leader, senza che ci sia un dittatore che dice adesso fate questo. E questa è una delle cose più sorprendenti che la scienza ci ha rivelato proprio negli ultimi 30-40 anni, da Prigogine in poi. Che dal caos venga fuori un tipo di ordine come prodotto del caos, che però una volta istituito da ordine viene ordine e allora si va avanti in un sistema qualitativamente nuovo. È quello che si chiama punto di inflessione, ci sono altri modi, per cui c'è un sistema complesso che va avanti fino a un certo punto. A un certo punto non si sa bene perché cambia di direzione e assume un aspetto qualitativo diverso. E lo stesso Prigogine scrive: non sappiamo bene il perché e non lo capiremo mai. Ok. Quello che mi sfugge è capire come questa concertazione di elementi straordinariamente diversi, che hanno tempi di cottura, reazione, eccetera, totalmente diversi, meccanismi e principi di funzionamento totalmente diversi, come per magia si concertano all'unisono in un modo del tutto misterioso per dar vita ad un'entità, la cellula, autoreplicante, omeostatica, con un metabolismo. Beh, direzionata è... all'aumento della propria complessità al punto di arrivare ad una cellula eucariote con una elica di DNA codificata con un linguaggio a 4 cifre che viene copiata, incollata, decodificata con meccanismi trasposoni. Quando ho letto questa cosa sono impazzito, meccanismi del DNA che si staccano, percorrono l'elica, tagliano enzimi, tagliano, incollano, copiano, secondo geometrie palindromiche incredibili. Sì, sì. Micro-RNA che correggono gli errori e i difetti, cioè sembra un cantiere che sa esattamente cosa fare, ma nessuno dei pezzi è intelligente. No. Dove entra l'intelligenza in tutto questo? Ma non c'entra. Non ce la vogliamo far entrare o non ce la vogliamo vedere per un pregiudizio? C'entra a posteriori, quando l'osservatore osserva. Ma non è che ci sia, che qualcuno ce l'abbia messa a priori. Come fa a essere certo di questo? Certezza, parliamo di certezza, anche probabilista. No, niente certo. Quando uno parla di scienza, la certezza non c'è mai, insomma, sono sempre idee suffragate da fatti o da esperienze, insomma, no? E quindi quello che uno scienziato dice oggi magari viene cambiato domani, questo. Ma quello di assumere che ci sia un'intelligenza a priori che favorisce la evoluzione oppure la formazione di una cellula è veramente un'idea di proiezione antropomorfica, insomma, no? E quindi mi sfugge come siamo arrivati alla vita che è già vita attraverso il semplice cieco caso e il trascorrere del tempo. Questo io non riesco a capirlo, perché se non c'è un principio organizzativo di questi non elementi c'è un principio. È come disse Fred Hoyle, un tornado che passa su una fabbrica di rottami e mette insieme, non si sa come, un Boeing 747 pronto per il decollo con il carburante inserito. Pensare agli elementi chimici e al prodotto finito è simile a questa analogia, a questa immagine che lui ha. Si può fare questa analogia, però dimenticando che si tratta di milioni di anni, insomma, no? Non di un vento che arriva. James Sur dice che il tempo in chimica è un nemico. Time is actually the enemy. In realtà il tempo è il nemico. Se lasci questi elementi chimici che ci sono lì attorno, vedrai la degradazione in un periodo di settimane, che sono un battito di ciglia nei tempi prebiotici. Gli elementi chimici si decompongono, quindi pensare che le molecole possano formarsi e sedersi lì, aspettando che ne compaiano altre, non succede. La chimica organica non funziona così. Quindi insomma abbiamo il tempo che rema contro, l'assenza
di tutti gli elementi che ci servono, almeno scientificamente non è accertata, abbiamo un prodotto finito, la cellula, che per complessità è qualcosa di straordinario e in più muta e si evolve, dando vita a, sappiamo bene, l'uccello, la rondine, la complessità della biologia. Mi aiuti per favore. Se fosse già chiaro, non ci sarebbero scienziati che si affannano a questo. Sono tutti misteri connessi con il problema fondamentale: come si fa a formare la vita dalla non vita. Ecco, sapeva che c'è un americano, Perry Marshall, un informatico, un uomo di business in realtà, che ha messo in piedi un premio in denaro di 10 milioni di dollari e lo ha presentato alla Royal Society di Londra per chi riuscirà a produrre in laboratorio il meccanismo di codifica e decodifica con il messaggio del DNA. Questo premio insomma fa gola a molti, perché lui dice: io qui non vedo, non riesco da ingegnere a vedere questo come qualcosa che possa emergere senza una forma di qualche tipo di intelligenza, e voglio il brevetto di questa cosa, quindi darò 10 milioni di dollari a chiunque mi produrrà nel suo laboratorio un meccanismo analogo, bottom up, top down. Fatelo e dimostrate che questo si può replicare, evolvere, trasmettere. Ecco, lui la vede in questi termini. 10 milioni di dollari sono, sì, sì, vola molti. Fanno vola molti. Che qualcuno abbia idea di come si possa arrivare a vedere quello che accade, a produrre quello che accade dentro il cuore della cellula? No. Con l'uscita dai pori nucleari di questa stringa di mRNA che entra nella fabbrica in due parti, che si chiude e comincia la trascrizione. Cioè, queste sono istruzioni simboliche, cioè codice, che viene interpretato e tradotto, copiato e incollato, e produce una proteina che poi andrà a ripiegarsi e diventerà una macchina molecolare. Un conto sono i moti browniani delle particelle nei liquidi, che possono essere descritti con andamenti frattali, con la sequenza di Fibonacci, la sezione aurea. Questo è un tipo di ordine geometrico. Quello che io vedo qui è un ordine basato sull'informazione che oggi viene proprio compresa in termini informatici. C'è un hardware basato su un software che fa cose straordinariamente intelligenti. Per esistere ed eseguire compiti così complessi, alla cellula servono istruzioni molto dettagliate, che sono chimicamente codificate nel nostro DNA. Con una stringa di acido nucleico come il DNA e l'RNA devi avere una sequenza precisa, perché quella è l'istruzione che serve a tradurre le proteine necessarie per costruire l'organismo. Questo è chiamato il codice dell'informazione. Da dove vengono tutte quelle informazioni ed istruzioni dettagliate necessarie a costruire la prima cellula? Non abbiamo uno strumento per stabilirlo in chimica. Un laboratorio di chimica magari non ce l'ha, ma Steven Meyer è convinto che la scienza delle origini possieda gli strumenti. Esiste qualcosa che abbia il potere causale, la capacità di generare nuova informazione e quindi che potrebbe spiegare l'origine della prima cellula? Io penso che esista, ed è l'idea dell'intelligent design. Il progetto intelligente è la teoria secondo la quale certe caratteristiche della natura sono spiegate meglio da una causa intelligente e non da un processo non diretto. Perché quello che sappiamo dalla nostra esperienza è che agenti intelligenti possono produrre informazione, ed in effetti producono informazione in forma digitale o tipografica, proprio il formato dell'informazione che troviamo nella molecola del DNA. Informazione digitale funzionale. Quando vediamo informazione e risaliamo alla sua fonte, che la troviamo in una parte di un codice software, o in un paragrafo di un libro, o in una iscrizione geroglifica, scopriamo sempre che una mente ha avuto una parte nella generazione di quella informazione. La vita è una cosa unica e, come dicevamo prima, nessuno è stato capace di sintetizzarla in laboratorio. Quindi uno dei processi, uno dei punti chiave sarebbe naturalmente quello di fare un meccanismo, il meccanismo di replicazione del DNA. E diciamo che in effetti che quello della doppia elica sia un processo che sia arrivato spontaneamente è in effetti una cosa sorprendente, ma sorprendente è tutta la vita, insomma, sorprendente è anche un'ape o una mosca o come si riproducono, insomma,
tutto quello che guardiamo è un miracolo. E quindi non... E quindi lode al creatore. Sì, aspetti, sì, che le apro un pochino qui. Mi viene quasi da dire, se tutto questo è talmente concertato in maniera miracolosa, lode all'artefice di questo miracolo. Noi nei nostri piccoli laboratori cerchiamo di riprodurre un miracolo e non ci riusciamo. E siamo lontanissimi da riuscire. Possiamo dire così. Sia che vogliate che sia avvenuto sulla Terra piuttosto che su qualche altro pianeta, la vita deve aver avuto un'origine. Deve essersi originata la prima cellula. Come può avvenire? Non ne abbiamo idea. Questo grande mistero della vita, secondo lei, lo decodificheremo attraverso la nostra comprensione scientifica fino a comprenderlo totalmente? O no, ci sarà sempre qualcosa che ci sfugge? Assolutamente no, non ce la faremo mai, penso io. Nonostante tutta la ricerca sull'origine della vita, il problema si sta rivelando sempre più difficile, non più facile. E la ragione è perché impariamo sempre di più sulla complessità della cellula. Ci sono dei limiti proprio per la nostra mente, e probabilmente quello dell'origine delle cose, l'origine della vita, ma in fondo anche l'origine del Big Bang, non è che abbiamo spiegato tanto. Noi lo accettiamo, c'è l'inflazione che ha aumentato la dimensione del mondo di 100 miliardi di volte, ma va bene, ma non è il capire, dovrebbe essere un'altra cosa, no? Cos'è per lei la mente? Cos'è per lei la coscienza dell'essere umano? Questa unità indivisibile, soggettiva, personale, che ognuno è il dato più immediato che sappiamo. Noi pensiamo, quindi siamo. Tutto il resto potrebbe essere un'illusione, ma almeno il fatto che io sono io non è un'illusione. Da dove viene la coscienza umana? Beh, questa è un'altra domanda che è senza risposta. Michel Bitbol, mio amico, un filosofo francese, dice che la coscienza, il problema della coscienza è un blind spot, cioè un punto cieco della scienza, perché la scienza può studiare quello che è fuori di te. Quindi, ricapitolando, abbiamo ciò che è accaduto al Big Bang, impossibile da studiare e comprendere. L'emergere della prima cellula è qualcosa di, abbiamo detto, miracoloso. L'emergere della coscienza, e che cosa sia la coscienza, è forbidden, è inaccessibile in qualche misura e maniera. Questo mi basta come uomo di fede, che crede nella scienza come uno strumento, un tool valido, ma che non esaurisce il dicibile e lo sperimentabile. Ecco. E questo lascia spazio anche per tanti altri ambiti della conoscenza umana che non sono strettamente legati alla scienza. Allora, professore, io la ringrazio infinitamente della pazienza che ha avuto con me, di questa intervista che mi ha voluto rilasciare. È stato un piacere, un onore, e speriamo di poterci rincontrare per future chiacchierate, di qui a tanti tanti anni a venire. Grazie, professore. Grazie.